Salve ragazzi e bentornati a questa ottava puntata di Icecraft. Sono sempre io, Mr. Tai, che ormai vi sto facendo una testa gigantesca con la stessa frase. E vi avevo lasciato, diciamo, perché dovevo costruire una piccola casetta e mi sembrava inutile farvelo vedere, visto che farvi vedere, diciamo, questo pezzo di video, proprio perché dovevo prendere solo la legna e un po' di cobblestone dalla nostra cava, ecco. E quindi tatan, ecco la casa schifezza. No, dai, è abbastanza carina. Ho preso, come detto, come ripeto, la pietra là dietro e vabbè, il vetro l'ho preso dalla sabbia qui davanti che ho rimpiazzato con della terra. E niente, questa legna qua, questo tipo d'albero qua l'ho preso nel bioma qua dietro dove praticamente siamo nati, quindi non ho fatto nulla di che. È finita qualche ascia, qualche piccone, e li ho semplicemente ricostruiti. Non ho preso alcun materiale nuovo, quindi diciamo siamo rimasti tutto come prima, basta. Ecco, abbiamo fatto, c'è, cioè, solo la scaletta, qualche sabbia in più e basta, che posiamo subito la casa. Allora, avevamo preso la redstone e potevamo cominciare a fare i primi materiali, i primi macchinari. Quindi, allora, posiamo tutto quanto qua. Quindi, allora, innanzitutto metto a posto l'inventario. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto, ragazzi, se premete questo tasto, uno di questi tasti sulle casse, e vi sistemerà la roba, tipo se la sistemate così, ve la sistema in modo orizzontale. Così in verticale e così, diciamo, quello che uso io default, che li sistema come se fosse l'inventario, gli oggetti, ovviamente gli items. E niente, allora dovevamo costruire per prima cosa un generatore che produce corrente bruciando, come una specie di fornace. Prima, allora, il forno ce l'abbiamo, la fornace da usare in più ce l'abbiamo, quindi è inutile costruire, ecco, un iron furnace. Allora, fornace, machine block che si costruisce, se non sbaglio, ecco, con 8 refined iron, che sarebbe ferro rifinito, e vi faccio vedere adesso come si fa, e una batteria. Allora, quindi cominciamo a mettere il ferro a sciogliere, quindi 8 di ferro, 8, perfetto, mettiamoci il carbone. Ora, allora, sì, è buio, quindi possiamo stare tranquillamente a casa. Mi sa che devo piazzare qualche torcia in più. 8 di ferro. È uscito anche il vento. Ah, ecco, no, sta nevicando. Bene. Ecco qui, ragazzi, per la prima volta nella puntata sta nevicando. C'è un casino assurdo per la bufera. Bello, bello, bello. Bene. Entriamo prima che ci ammazzi qualche mob. Basso un pochettino il volume perché credo che voi non sentiate. Però il suono per questa mod si abbassava con FSR. Forse, boh, non so se ho abbassato. Global volume, si sembra così. Vabbè. E niente, allora stiamo scendendo il ferro. Facciamo la batteria. La batteria che si chiama batteria perché batteri, eccolo qua. Qui, ok. Sì, due di tin, un copper cable, quindi bisogna fare anche, diciamo, la gomma. La gomma come si faceva? Cucinando, ecco, sì, per farlo in modo grezzo, diciamo, cucinando la gomma. Quindi ci servono, detto, 4 di tin, intanto come si è ferro. Ecco, per fare il ferro raffinato si fa in questa maniera, una cosa semplicissima. Allora, aspettiamo che finiscano i lingotti. Dai, praticamente per raffinarli basta semplicemente prendere i lingotti appena sciolti, rimetterli nel forno e si raffineranno. Non sciogliete tutti i materiali, ragazzi, vi ripeto di non scioglierli perché adesso costruiremo questi materiali, questi macchinari che ci consentiranno di raffinarli ancora di più e quindi avere il doppio dei materiali. Il tin ne serviva 4 e ci serviva 3 di copper. Però qua ci serviva anche una fornace in più, questo qui ci serve anche nel crafting. Momento la piazziamo qui e cominciamo a
4. Bene. E dobbiamo fare anche della gomma, quindi ci arriva. Non so se ci basta, abbiamo solo 4 di gomma, dobbiamo andarla a estrarre. E niente, nel frattempo andiamo a dormire visto che è buio. Dobbiamo andare a prendere dell'altra gomma. Che bello, bella vista. Un po' vuota come stanza, questa è la stanza da letto, non so se ve l'aveva fatto vedere. A che punto siamo? Allora, mettiamo anche a cucinare adesso il copper, il rame. Questo aveva finito, perfetto, possiamo fare il machine. Niente, ci serve, ecco, adesso al volo andiamo a estrarre la gomma. Poi puliremo per bene questi alberi. Qua niente. Vediamo un po' quando c'è dell'altra gomma da raccogliere. E non so. Finito sull'albero. Che sfiga. Vabbè. Qua avevo visto dell'altra gomma da raccogliere. Eccola qua. Perfetto. 6 di gomma, va bene, ok, quella che ci serviva. Qua nata al volo, bene, andiamo. E niente, poi sistemeremo anche questo giardinetto, diciamo, di alberi di gomma, però per il momento siamo puntati a costruire i materiali e i macchinari. Allora, gomma ce ne serve 1, 2, 3, 5 e 6 di gomma. Sì, vai, estrai, che spreco perché so che dopo ne faremo molta di più. E quindi per fare un cavo ci voleva, se mi ricordo bene. Vabbè, cominciamo a craftarlo, non vorrei fare un errore, però per fare un cavo di rame non isolato ci vogliono 3 di copper messi in fila. Però questo cavo non isolato è pericoloso perché se vi avvicinate prenderete la corrente nei macchinari. Costruiamo il machine block nel frattempo, che erano 8, erano 8 blocchi di ferro raffinato. Una fornace in più ce l'abbiamo, quindi questa qua la possiamo recuperare. La gomma, ce ne mancano ancora 2, dai. E dai, ancora 1. Che noia. Una volta che cominceremo a fare macchinari, poi continueremo a farne a non finire. Allora, se non sbaglio, si fa in questa maniera. Eccolo qua. Si può fare in questa maniera, se no mettendo 3 cavi qua e 3 di gomma qui e 3 di gomma qui, in questa maniera qua. Però per farlo in una maniera molto più veloce, si può fare se... Ah no, ho sbagliato. No, qua ci andavano messi 3 lingotti, ci andavano messi. Ora perdiamo tempo. Allora, sì, si poteva fare anche lì, però fa niente. Ok, e ci vuole una batteria. Perfetto, la batteria si craftava in questa maniera, se mi ricordo bene. Oh, sì, ma ci manca però la redstone. La benedetta redstone. Allora, cavo. Aspetta, però aspetta, come sono perso già il cavo. 4 tin, 2 redstone, ecco la batteria vuota. Poi per fare il generatore machine block, batteria machine block, eccolo qui. E questo è il generatore. Questo è il primo macchinario, diciamo, che poi comunque toglieremo, perché dovremo fare dei macchinari un po' più avanzati. Per il momento lo piazziamo qua. E ragazzi, non rompete i macchinari per toglierli, perché c'è un attrezzo che poi vi farò vedere, che è la wrench, se non sbaglio si chiama wrench, che smonta i macchinari, perché se li rompete, in questo caso se non sbaglio vi dà solo il machine block. E niente, l'altro macchinario che ci serve è il maceratore, che è proprio quello che raffina i materiali. Allora, maceratore, eccolo qua, ce l'avevo qua sotto. Si fa con un electronic circuit. Ecco, già vedete, le cose si cominciano a fare un po' più complicate. Allora, acceleratore,
Bisogna fare tutto un altro machine block, quindi ci serve altro 9 di ferro. C'è 8. 8, ci vuole anche 3 di flint, quindi dobbiamo andare a recuperare da qualche parte. E poi, intanto quello che riusciamo a fare, facciamolo qui. 2 di cobblestone, che ce l'abbiamo, poi dobbiamo fare l'electronic circuit, ci vogliono 6 cavi, 2 redstone, ecco, però ci vuole un altro di ferro da mettere a raffinare. Questo video mi sa che sarà un po' più lungo. E niente, dobbiamo costruire sempre un'altra fornace perché ci serve, perché non riusciamo a stare con una sola. Un po' un casino. Allora, dobbiamo andare a recuperare anche un po' di gomma. Andiamo veloce, andiamo un po' a recuperare qualcosa. Ancora 2 o 3. Serve gomma, perché se non posso fare i cavi. Datemi della gomma, su. Bello, ok, mi serve, però adesso mi serve della gomma in particolare. Così me ne metto con la scusa, intanto li pulisco gli alberi. Qua sopra non c'era della gomma che avevamo lasciato. Una mela, non sapevo che dovessero anche le mele questi alberi qua. Un tocco di gomma, eccola qua. Sono 2, ancora uno, dai ragazzi, ancora uno. Vabbè, intanto andiamo a posare questa perché ci sono i forni che stanno andando a vuoto. Vediamo se il carbone non mi va. Sì, abbiamo nella miniera un casino, però infatti ho consumato della gomma a vuoto. 3 più 2, 5. Ok, ce ne vado ancora uno. Tirami fuori sto blocco così almeno ti rimetto di nuovo a cucinare. Lo so ragazzi che sto facendo un casino col carbone, però è per farvi vedere e per riuscire a stare nei tempi del video. Ancora un blocco di gomma, facciamo un po' di gomma. L'ho visto qui. Perfetto, perfetto, voilà, abbiamo la gomma che ci serve. Dai, scioglimi anche questa gomma qui. Nel frattempo ci serve anche del... Ah, io me lo porto dietro, 3 di copper. Dai. Voilà, fai i cavi. Niente, qua fa così. E poi ci serviva anche del... Allora, questo l'abbiamo, ci vogliono 3 di flint, redstone ne abbiamo. Perfetto, dobbiamo soltanto trovare della ghiaia. Questo si è spento, porca vacca. Lo metteremo nel forno di sotto. Dai. Ci serve della sabbia, ci serve della sabbia. Allora, qua ci vogliono i due. Ok. Della sabbia, vediamo se riusciamo a farci del flint in casa, ma ci credo ben poco che riusciremo a farlo. Voilà, guarda che culo, a velo. Allora, qua abbiamo questi due qui.
Ok, sta suonando la sirena che ci dice che abbiamo finito il tempo. Quindi dobbiamo sbrigarci a costruire il maceratore. Allora, maceratore, abbiamo detto oh, sto cane mi ha stufato però. Electronic circuit. Innanzitutto, se non sbaglio, bisogna craftare i cavi. Sto cercando di fare a memoria. Allora, poi ci vogliono 6 cavi. Un ferro raffinato e niente, perché adesso devo buttare tutto via perché non mi porto mai materiale dietro. Accidenti a me. Allora, 2 di redstone. Un ferro raffinato. Quante cose che sto dicendo alla cavolo, quanti fail. Ecco, electronic circuit, un machine block. E poi ci andavano, vediamo un po' se mi ricordo se si faceva. No, faccio prima vedere, no? Ok. Electronic circuit, machine block. Ci manca uno di finto, dov'è? Eccolo qua. Così abbiamo visto anche come fare il flint in casa. Se volete vi mando il kit come fare il flint in casa in 5 minuti, anche di meno. Voilà, ecco il maceratore. Perfetto. Ora vi faccio vedere come funziona. E dovrebbe funzionare anche stando attaccato, vabbè, però per sicurezza lo stacchiamo un attimo di un cubo, perché poi vi farò vedere l'impianto e è meglio farlo, diciamo, sotterraneo. Nella prossima puntata vi farò trovare un piano sotto questa casa tutto vuoto, diciamo, per fare i collegamenti con i cavi, diciamo, faremo una stanza per l'energia elettrica. Allora, colleghiamo, allora, prima appunto shift, colleghiamo il cavo, voilà. E per far partire il maceratore non so cosa possiamo sciogliere. Abbiamo il copper nell'inventario, mettiamo il rame qua dentro. Possiamo bruciare qualsiasi cosa nel generatore. Adesso bruciamo un po' di carbone. Ecco. Non usare la corrente perché la corrente viene automaticamente assorbita dal maceratore, che adesso non fa rumore, non so come mai, di solito fa un rumoraccio. Magari questa versione della mod non la fa e aggiorneremo presto sicuramente. Ecco, vedete che adesso ha fatto 2 copper dust, che se noi prendiamo questi 2 copper dust e li mettiamo dentro una fornace, adesso per farvi vedere, possiamo mettere del legno così al volo. Mettiamo un po' di legna. Mettiamo a cucinare questa. Ecco, intanto fa i dust. Vedete, ogni dust produce un ingotto, quindi diciamo che è praticamente come se duplicasse la produzione perché raffina maggiormente i prodotti che portiamo dalla nostra miniera, ed è una cosa veramente interessante. Poi vi farò vedere anche gli altri macchinari che serviranno a molto. Adesso è stata la prima volta, quindi ci abbiamo messo un po' di più, ma man mano vedremo che sarà sempre più veloce a costruire questi macchinari. Bene ragazzi, è diventato buio, vi ringrazio per la visualizzazione, spero di rincontrarci nella nona puntata. E come detto vi farò trovare, diciamo, la stanza elettrica per la corrente vuota qua sotto, nuova, bella pulita pulita. Grazie ancora e ciao a tutti ragazzi!